così. Partiamo con un piccolo video, che di solito è la musica. Benissimo, io non so quante persone conoscono in questa sala, buon privé, ma proviamo, ecco, due, tre, beh, ecco. Beh, non è male. Ci sono anche un paio di miei collaboratori che hanno alzato la mano, pertanto non conta moltissimo. Faccio una rapida sintesi da dove è nato Von Privé per cercare di fare un filo logico al discorso che proverò a fare. Von Privé è nata nel 2001 da un'esperienza di tre stockisti universitari, che già di successo ai tempi della loro università avevano iniziato a comprare stock e rivenderlo nella regione di Parigi. Verso fine anni 90 si sono trovati però di fronte a qualche ostacolo che man mano che passava il tempo diventava sempre più grosso. Da un lato le aziende imponevano dei vincoli a livello territorialità, marginalità, distribuzione, non vendono qui, non vendono là, e dall'altra parte gli amici di questi tre imprenditori iniziano a rompere, chiamiamo le scatole, direttamente dicendo: mi vendi la scarpa di Gucci, mi vendi il cappotto di Prada, mi vendi il gioiello di questo e di quell'altro. Pertanto loro si sono resi conto che iniziavano a perdere moltissimo tempo dietro a queste richieste di amici. Tale per il quale nel 2001 si sono inventati questo business model di mettere a disposizione di questi amici determinati prodotti, e il primo che arrivava poteva approfittare di questa opportunità. Stiamo parlando del 2001, nell'epoca in cui la mail era qualcosa, adesso voi ne sapete sicuramente più di me, ma nell'epoca in cui la mail era un optional, diciamo, no? E il sistema di comunicazione di queste offerte era appunto partito via mail a 12 amici, con l'input a queste persone di iniziare a spargere la voce. Pertanto nel 2001 appunto nasce Von Privé sulla base di queste due situazioni, diciamo, un po' bloccanti. Cosa succedeva ai tempi? Ai tempi questa azienda che si chiamava Copad comprava lo stock della marca, lo vendeva al grossista, all'intermediario, piuttosto che al centro di distribuzione, per poi passarlo al negoziante, che poteva essere l'outlet, poteva essere l'ambulante, poteva essere chi vogliamo, e infine al consumatore. Cosa significa questo? Significa che il consumatore, prima di entrare in contatto direttamente con l'articolo comprato, passava almeno due o tre passaggi, che voleva dire un dispendio di energie, un dispendio di tempi, ma soprattutto un dispendio di margini economici, prima di arrivare al prodotto finale. Oggi Von Privé, cos'è l'innovazione vera di Von Privé? La vera innovazione è aver messo la marca, il prodotto della marca, direttamente in contatto col consumatore, senza più passare attraverso nessun processo di intermediazione. Questa è stata la vera innovazione e rivoluzione nel sistema di commercio diretto, specialmente se noi lo pensiamo online. Oggi, dopo 10 anni, sono cifre impressionanti, secondo me. Dopo 10 anni le cifre sono totalmente cambiate. Il milione di euro con cui abbiamo finito il 2001 è diventato in 10 anni 1,3 miliardi di euro. La regione o il quartiere di Parigi da dove è partito tutto sono diventati oggi 8 paesi in Europa e dal 2011 anche il continente americano, perciò ci siamo espansi totalmente. Lavoriamo oggi con 2.000 marche direttamente partner con noi. Von Privé è l'unica azienda online nel mondo dell'e-commerce che lavora direttamente e unicamente con le marche. Noi non lavoriamo né con grossisti, né con intermediari, né con stockisti, né con agenti, ma unicamente verso le marche e per le marche. E addirittura siamo riusciti a vendere nel 2012 60 milioni di prodotti, e la particolarità di questo numero, a mio parere impressionante, è il fatto che questi 60 milioni di prodotti sono 60 milioni di prodotti di differente misura, perché
perché noi parliamo che vendiamo 27 categorie merceologiche, perché vendiamo dal design della sedia all'abito appeso, al gioiello, all'auto, al parmigiano reggiano, piuttosto che a un orologio o una piscina, piuttosto che. Pertanto siamo in grado oggi di essere dei venditori di qualsiasi categoria merceologica. Biglietti autobus? No, ma biglietti sì, facciamo il ticketing per il telefono, biglietti autobus può essere, perché no? Qualsiasi cosa noi possiamo vendere, basta che abbia un filo conduttore fondamentalmente, lo dico sempre. Sì, più o meno, ma il filo conduttore di tutto questo è alla fine quel numerino lì in alto, che è il 6100, che per farne in maniera molto semplicistica, che possono chiamare vendite, noi invece li chiamiamo pure i veri eventi. Il filo conduttore deve essere l'evento con cui la marca, dall'autobus. Convincere i romani a comprare il biglietto potrebbe essere un evento. Già questo è già un evento, insomma. Cioè, dall'autobus alla casa di moda importante realizza un evento online della durata di 48-72 ore a un circolo privato di persone, facendo una cosa unica una o due volte l'anno. Pertanto anche i biglietti dell'autobus possono essere venduti se questo sarà un evento nella regione di Roma. I 12 amici cosa sono diventati alla fine? Sono diventati 18 milioni di membri. 18 milioni di membri che sono entrati in Von Privé attraverso il sistema del passaparola. Noi non acquistiamo clienti, non facciamo affiliazioni, non facciamo pubblicità, siamo Google free, perché la nostra unica missione è quella di portare le migliori marche sul sito. Una volta che io porto, non so nemmeno chi sia presente, diciamo, speriamo di non far figura, se io metto Armani sul sito non mi devo preoccupare del fatturato o della notorietà e del contenuto di Von Privé. Se metto, spero di non far figure veramente, Monella Vagabonda, dico io, in quel caso lì mi dovrò preoccupare più che altro di quanta gente si iscrive dal sito. Il contenuto è per noi l'unica forma di pubblicità e di comunicazione che Von Privé riesce a attraversare ai membri. Infatti noi oggi ci abbiamo difendiamo. Almeno tre clienti di Monella Vagabonda in sala, si è visto dalla faccia che hanno fatto, mi sono guardate intorno e dicevo... L'unica forma che noi oggi pensiamo sia valida per Von Privé è il fatto di aver cambiato totalmente missione. Se noi nel 2001 eravamo un unico contenitore B2C, l'azienda ha 1000 pezzi di stock, chiama Von Privé in una maniera o un'altra, li vende, oggi noi siamo considerati un'azienda B2B2C, dove il nostro unico cliente è la marca. I membri, quelle persone che hanno tutte alzato la mano, diventano una conseguenza logica del buon lavoro fatto prima, cioè quella di mettere le migliori marche sul sito. L'aumento dei membri è per noi una conseguenza logica, l'aumento del fatturato diventa una conseguenza fisiologica. Il business model è ancora molto molto attuale, basta capire che ancora oggi, a distanza di 10 anni, sono di più di 10.000 nuovi membri, ogni giorno si iscrivono ancora a Von Privé, non conoscono ancora Von Privé e si iscrivono a Von Privé perché la ragazza che lo dice al fidanzato, che lo dice all'amico, che lo dice a non so chi. Questo è il nostro modo di essere presente oggi sull'e-commerce. Il vero added value però di Von Privé è un altro, fondamentalmente è il traffico quotidiano che noi riusciamo a realizzare attraverso il contenuto. 2.5 milioni di persone ogni singolo giorno vengono a visitare la vetrina di Von Privé, magari spinti dalle mail, magari spinti dalla curiosità, però è come se tutta Milano ogni giorno venisse a vedere la vetrina di Von Privé. Di queste, una media di 400.000 persone entra dentro ogni singolo evento per la durata dell'evento stesso. Questo capite bene che porta a fare dei ragionamenti che vanno molto oltre il discorso del puro e-commerce, ma entrano dentro un discorso di comunicazione, di media e soprattutto di informazioni marketing. Tale per il quale oggi noi di Von Privé, perché veniamo scelti da aziende come player nell'e-commerce? Veniamo scelti per tre motivi principali. Primo, chiaramente la comunicazione. La comunicazione dove più di 50 minuti al mese
qualsiasi membro li passa su Von Privé a cercare l'affare, a divertirsi, a non so che cosa fare, però è una comunicazione che la marca, le marche che ogni giorno cambiano e ruotano regolarmente da noi, gli costerebbe una fortuna entrare in contatto con tutta questa gente. Voi capite bene quanto può costare una campagna di comunicazione che raggiunge questi numeri. Dall'altro lato capiamo bene che a questo punto entriamo in tutto il discorso media, che fa in modo che oggi, oltre al lato economico, anche il lato media e alcuni effetti collaterali che poi vedremo nella successiva slide, che avvengono grazie a una campagna di Von Privé, fanno sì che oggi Von Privé viene quasi scelta, e se io devo dire, io sono in carica da 3 anni e mezzo in Italia, se mi devo dare un piccolo merito, dico, oggi le aziende italiane, quelle con la M maiuscola, le marche con la M maiuscola, perché scelgono Von Privé e quando scelgono Von Privé? Oggi noi siamo scelti praticamente quasi politicamente dalle aziende, essendo considerati un nuovo canale distributivo, complementare alle catene retail tradizionali, ai shop online, agli outlet o comunque sia. Pertanto, riconosciuti sia dalle cifre sia dal fatturato come nuovo canale distributivo, come un'abitudine di consumo, anche il fattore media ha la sua valenza. E infine, chiaramente, il fattore marketing, che alle aziende interessa ancora di più che tante altre cose, perché permette all'azienda di avere un'informazione in tempo reale della reazione di 18 milioni di persone, quanti sono i membri oggi di Von Privé, nei confronti della marca. Come reagiscono 18 milioni di persone nei confronti di Monella Vagabonda? Se ne vanno, restano, comprano? Da dove vengono, da quale città vengono questi ordini o queste dimostrazioni di interesse e perché se ne vanno, perché comprano? Ho visto tante aziende cambiare strategia commerciale a seguito di una campagna Von Privé. Aprire punti vendita in città dove non avevano nemmeno un agente, dove c'erano outlet che chiedevano di essere aperti, o viceversa. Quindi restituite voi informazioni su... Noi condividiamo le informazioni di marketing a seguito della campagna Von Privé. Adesso non so come riuscire a mettere a immaginarmi un'informazione marketing sull'autobus di Roma, però è un prodotto turistico che... poi ne parleremo molto volentieri poi. Comunque queste sono fondamentalmente gli added value di Von Privé, che portano oggi noi a essere considerati, come detto, un'abitudine di consumo complementare alle catene tradizionali, a quello che di cui oggi rappresenta ancora il 90-95% del fatturato globale di tutte queste aziende. Non sto parlando solo abbigliamento, molto spesso si pensa facilmente che sia un discorso solamente legato all'abbigliamento. Il fatto di proporre 27 categorie merceologiche deve provare a generalizzare ancora di più il discorso che sto iniziando a fare. 4 membri su 10, a seguito di una campagna a Von Privé, vanno a cercare il prodotto nel punto vendita fisico, che si tratti del negozio, che si tratti dell'outlet, che si tratti del shop online, ma risvegliano l'interesse nel marchio. Magari si sono svegliati troppo tardi perché le vendite partono alle 7 del mattino e c'è gente che spunta la sveglia alle 7:05 e già finita. È già finito, non ci sono santi. Io una volta sono rimasto scioccato, e non è una questione di prezzo. L'articolo più caro che io ho mai messo in vendita costava 258.000 euro prezzo retail, che noi lo vendevamo a 50.000 euro. Alle 7 è partita la vendita, alle 7:17 il prodotto era finito. Pertanto molto spesso le cose vanno via in maniera molto molto veloce. La gente è frustrata, la gente però lo vuole e alla fine lo va a ricercare nel punto vendita fisico. Questo permette che cosa? Questo permette che anche il dettagliante, che all'inizio ci vedeva come pericolo per il suo piccolo orticello, inizia a trarre frutti da una campagna Von Privé. Ritornando al discorso di prima, l'aneddoto è che su quei famosi 60 milioni di pezzi venduti nel 2012, il 60% di questi pezzi sono stati tutti venduti tra le 7 e le 10 del mattino. Pertanto è l'impulso, il fattore unico che genera l'acquisto da noi. Io settimana scorsa mi sono comprato il 49esimo paio di scarpe.
per farvi capire, non penso aver bisogno di 49 paia di scarpe, però... Però per farvi capire, la gente non sa cosa li attende, non sa cosa entra, compra al 90% cose di cui non ha bisogno, anche perché le riceve poi dopo un certo periodo di tempo, e alla fine della fiera li acquista solamente d'impulso, di pancia. 4 membri su 10 acquistano, come detto, nei 3 giorni seguenti. Von Privé, nella sua azione B2B, ha degli effetti collaterali. Uno tra quelli è l'aumento di brand awareness per le marche nei paesi dove noi apriamo di almeno 14 punti. Voi capite bene, quando ci sono tante marche che provano ad entrare in paesi stranieri dove magari le dinamiche di comunicazione e autorità sono totalmente diverse, quanta fatica fa una marca andare all'estero, adesso che tutti stanno scappando dalla distribuzione italiana perché hanno paura, perché non pagano, allora tentiamo di andare all'estero, ma non è così semplice. Una campagna di comunicazione, di vendita, di prodotto nostra permette di arrivare a guadagnare almeno 14 punti percentuali nei paesi dove viene aperta la vendita. Noi abbiamo 8 interfacce, ognuna differente dall'altra e ognuna con dei marchi che si aprono secondo l'interesse del paese stesso. Poi va bene, ci sono anche altri numeri, il 31% dei membri acquista presso il retail tradizionale dopo aver visitato Mon Privé, magari non nei 3 giorni, ma risveglia l'interesse in questo marchio che magari si era dimenticato e poi dopo con calma diventa un cliente certo della marca. Alla fine cos'è un altro filo conduttore di Mon Privé? È l'internalizzazione di tutti i servizi. Noi oggi nella casa madre di Parigi lavorano 1800 persone, 1800 persone che rendono la vetrina della marca una shopping experience che ha l'obbligo di riportare gli stessi valori che la marca riporta nei loro canali tradizionali. Tutte le fasi di Von Privé che portano alla vendita sono internalizzate, noi non esternalizziamo niente. Quando presentiamo le vendite, le presentiamo magari molto spesso con dei trailer che vengono fatti da noi, cioè noi abbiamo tutti gli informatici bravissimi a fare tutti i trailer, con le musiche, abbiamo i nostri cantanti, i nostri musicisti, che chiaramente interpretano delle musiche sulla base della richiesta della marca. Scattiamo più di 15.000 foto al giorno, ritocchiamo più di 15.000 foto al giorno. Tutte le fasi di Von Privé, incluso anche il servizio membri CRM, è tutto internalizzato. Questo perché? Perché vogliamo mantenere un'uniformità di qualità in tutti i servizi e non per niente siamo riconosciuti nel mondo dell'online, dove non ci sono regole, diciamo, coloro che presentano il maggior prodotto qualitativo verso le marche, ma poi anche verso i membri. Passiamo sull'e-commerce, che poi è la ragione perché oggi sono stato invitato. L'e-commerce da noi è nato nel 2010, presto, tardi, non sta a me a dirlo perché sono meno moderno dei miei colleghi relatori. So solo che è stata una rivoluzione totale in quello che è stato l'universo Von Privé. Perché? Quando io parlo di e-commerce parlo di tablet e telefonini, perché oggi sia il telefonino che il tablet hanno permesso a noi di poter inizialmente andare a presentare gli articoli in maniera diversa, ma soprattutto di acquisire delle informazioni e relativamente anche del fatturato in più, che dicevamo non era così aspettato e non era così automatico, anche perché chiaramente quando noi dobbiamo andare a comprare un abito nero e andare a riconoscere su un telefonino il prezzo originale, in questo caso di 297 euro, e poterlo comprare a 119, non è così istantaneo su un telefonino andare a comprare. Invece, diciamo, abbiamo avuto delle sorprese tale per le quali il nostro parco membri solo aspettava questo momento. Abbiamo delle differenze tecniche di presentazione, chiaramente sul telefonino tutto deve essere verticale, sull'iPad tutto deve essere orizzontale, ma soprattutto diciamo che quello che mi dicono
o il feedback che io ho, che ne siamo riusciti a fare in modo che anche l'e-commerce diventi una shopping experience pari a quella del tablet, del PC normale, perché la qualità del nostro prodotto che siamo riusciti a riportare anche sul mobile è talmente importante, tale per il quale la gente è molto molto ben felice di andare a comprare. Se poi andiamo a vedere due numeri, capiamo che il 26% del fatturato globale viene generato dal mobile. Capite bene, su 1,3 miliardi, quasi 400 milioni di euro vengono comprati da tablet e telefonini, che per me, magari io sono troppo vecchio, ma è una cifra, secondo me, da brividi, fondamentalmente. Il 46% tramite telefonino, poi chiaramente il 54% tramite tablet. È più facile comprare tramite tablet, però fondamentalmente il dato impressionante è il 46% via telefonino, non è una cosa così sistematica. E oggi il 40% delle visite globali dei nostri membri arriva dal canale mobile. Tutti questi dati sono tutti dati che ogni mese sono totalmente in ascesa, e probabilmente, se avrò l'occasione di riparlare a un altro convegno di mobile, troverete dei dati differenti, perché ci sta esplodendo totalmente in mano questo mobile. Vediamo un po' delle differenze anche che noi notiamo tra il mobile e, diciamo, le postazioni fisse. Innanzitutto bisogna dire che normalmente 2/3 della nostra clientela, dei nostri membri, sono donne. Questo, diciamo, che è più o meno in linea tra PC e mobile, diciamolo così. Però vediamo bene che l'età media si abbassa. L'età media si abbassa, cioè passare da 37 anni, età media dei 18 milioni di membri, a 30 anni, età media di questi mobile, per noi è fonte di ispirazione. È fonte di ispirazione nella scelta degli eventi, è fonte di ispirazione dei contenuti, nei prezzi. Giustamente, una persona a 30 anni ha un'alta disponibilità economica rispetto a una persona di 37, e ci sono tutti questi studi che possono venire fatti. Addirittura però poi andiamo a scoprire, in controtendenza, che Carello è superiore del 13% tra mobile e PC, cioè ancora più l'impulso sul mobile rispetto al PC normale. E poi andiamo a capire che la gente però non ci sta molto sul mobile alla fine, perché ci sta 3 minuti per l'iPhone e 4 minuti per l'iPad, e invece ci sta 7 minuti sul PC. Magari perché ha più tempo sul PC, magari perché, adesso non voglio fare il tuttologo della situazione, però capiamo bene che la gente che va sul mobile entra molto determinata, pronta a spendere, sa esattamente come muoversi, è molto più giovane, entra, compra, esce. Su PC è più ragionato, magari si vanno a vedere anche il sito della marca in questione, piuttosto che... Se ciò, ci sono delle differenze abbastanza, che iniziano a diventare abbastanza grosse, di informazioni. Addirittura un'altra differenza importante è l'orario. Come ho detto, il 60% dei nostri articoli sono venuti tra le 7 e 10 del mattino. Questo è il PC. Questo è lo smartphone, più o meno segue. Sul tablet è totalmente differente. Sul tablet la gente compra di sera. Tra le 9 e le 11 di sera c'è il picco degli acquisti fatti sul tablet. Per noi è stata fonte di praticamente quasi dover rivoluzionare il nostro business model. Perché? Perché se fino a 2 anni fa le vendite di Von Privé partivano il lunedì alle 7 e finivano martedì a mezzanotte, abbiamo capito che c'è tutto un pubblico notturno pronto ad andare a comprare e desideroso di andare a comprare. Do un aneddoto: ieri o oggi ancora abbiamo una vendita di culatello e parmigiani e salami fedini, tra l'altro il consiglio di qualità eccezionale, lo dico subito. Stanotte alle 3 del mattino c'è un matto che si è comprato 450 euro di culatello. C'è da ridere, però fondamentalmente la gente c'è, che è interessata e ha queste passioni notturne, poi ognuno entra in merito. Do finalmente qualche curiosità a proposito di passioni notturne. Abbiamo venduto 50.000 sex toys in un weekend, dove le vendite di sex toys... No, attenzione. Dove le vendite di sex toys sono vendite che iniziano alle 9 di sera e finiscono alle 5 del mattino.
cioè solo vendite notturne, giustamente abbiamo anche un'etica professionale, perciò sono dei numeri impressionanti. Quando noi abbiamo venduto per la prima volta le macchine, abbiamo venduto 93 macchine in 24 secondi, dalle 7.00 alle 7.00.24, 93 macchine, senza offendere nessuno, cioè già erano delle Opel, adesso non so chi abbia Opel, ma io penso già venderne una sia un miracolo, 93 in 24 secondi non è facilissimo fondamentalmente. Vendiamo, questo dato è anche sbagliato, oltre 3 milioni di bottiglie di vino all'anno. Bottiglie di vino di tutte le qualità possibili e immaginabili, dal Sassicaia allo champagne francese al bollicine che parte domani, a sconti 50-60% meno che l'enoteca, che pertanto diventa meno 90% meno che il ristorante. Abbiamo venduto 3.400 piscine in 3 giorni. Non è una cosa semplice comprarsi una piscina spedita poi a casa. No, cioè, ci sono dei ragionamenti che sono... sono... Quanto stai resi delle piscine? Questo non, però me lo posso... La cosa interessante è, se parliamo di donne e uomini, durante gli europei abbiamo avuto un aumento, gli europei di calcio, abbiamo avuto un aumento del 79% di ordini via mobile, che probabilmente erano tutte donne annoiate, ma durante l'orario della partita c'è stato un picco di ordini di abbigliamento femminile, che sono cose che in realtà ci si ride sopra, per noi è fonte di guadagno ma anche fonte di informazione. Infatti aspettiamo il Mondiale del Brasile, è proprio in agosto c'è un aumento del mobile. In agosto la gente, noi facciamo un'operazione che chiamiamo Summer Camp, dove facciamo i saldi dei saldi, allora dove si può comprare veramente a dei prezzi stracciate al 90%, ma la gente in spiaggia è lì che compra. Abbiamo un aumento dei dati che vi ho fatto vedere prima del mobile, addirittura più del 25%. Pertanto non è tutto così automatico e non è tutto così facile. Bisogna sapere interpretare le informazioni. Anche perché una volta avute tutte queste informazioni abbiamo creato dei nuovi progetti. Il più interessante, vicino alle vendite normali che noi facciamo, è stato questo Ticket Minute, che per ora è solo in Francia. Non è il tuo caso, ma è un servizio di ticketing per teatri, concerti, cinema piuttosto, che permette via mobile di identificare il teatro, il cinema più vicino alla postazione dov'è, e man mano che ci si avvicina all'orario dello spettacolo il prezzo diminuisce. Cioè io mi trovo alle 8.25 in Piazza Duomo, sghiaccio Ticket Minute, vedo, ah, c'è l'Odeon, benissimo, invece che 10 euro lo pago 4, e allora compro e vado. Questi sono sviluppi, sono uno degli sviluppi che noi abbiamo fatto. È molto bello, non è così facile. Però, diciamo, è un'interpretazione e, diciamo, anche uno sviluppo ulteriore di una piattaforma che oggi deve venire considerato non solo una piattaforma di vendita, ma oggi deve venire considerato un vero e proprio portale. La Gazzetta dello Sport ha 800.000 visitatori giornalieri, noi ne abbiamo 2.500.000. È un popolo che si muove, che è desideroso di contenuti, desideroso di innovazioni, desideroso alla fine anche d'affari. Grazie mille.